Ciao a tutti, bentornati o benvenuti sul mio canale. Oggi andremo a fare, come avrete già letto dal titolo, un make-up sul grigio. È una challenge che ho visto da Basic Gaia e mi è piaciuta molto. Allora ho detto, dai, perché non provarci? Ovviamente ho già fatto la base, quella è l'unica cosa che non sarà sui toni del grigio, perché la sfida è proprio cercare di fare comunque un trucco portabile, quindi andremo a fare occhi e labbra. Io mi sono portata quattro palette. In tutta la mia collection ho trovato queste quattro che appunto avevano dei grigi. Premetto già che utilizzerò anche dell'argento, cioè comunque era la parte glitterata. Secondo me l'argento non è altro che un grigio con i brillantini. Tra l'altro per l'occasione ho messo anche un top sui toni del grigio, un po' serpentato. Per questa challenge mi sono portata queste palette. Questa di Jeffree in realtà l'ho portata solo per un argento, perché di grigi opachi non ne ha. Mentre invece queste altre hanno tutte dei grigi opachi. Mi sono avvicinata un pochino che così vedete meglio. Prima di iniziare con gli ombretti mi stavo già dimenticando, vado ad applicare base, utilizzo questa di Too Faced, la Shadow Insurance, mi trovo davvero bene. Vado ad applicare nell'angolo esterno dell'occhio Treat dalla Bright Matte di Beauty Bay. Oddio, stavo scordando, forse è meglio che mettere un po' di cipria perché non so qua come sarà il fallout. Che ce la posso fare oggi a iniziare questo make-up occhi? Ok, così che se dovesse cascare del pigmento grigio appunto non va a rovinarmi la base. Direi che adesso posso andare a sfumare. Ok, ora vado a prendere un normalissimo pennello da sfumatura e vado a utilizzare questo dalla Ultimate Edit di NYX perché Dazzle, sempre dalla Bright Matte, è un po' chiaro, quindi magari lo utilizzo dopo per fare un'ulteriore sfumatura. Posso dire che mi fa strano truccare prima la base e poi gli occhi. Comunque qui, andando a sfumare, sono diventati dello stesso identico colore. Perfetto. Sappiate che il grigio dalla palettina di NYX e Treat dalla Bright Matte una volta sfumati diventano lo stesso, quindi se volete prendere la palettina di NYX solo per il grigio e avete già quella di Beauty Bay sappiate che potete farne a meno. Direi allora di passare a Dazzle sperando appunto di riuscire a fare un po' sta sfumatura perché per ora è tipo monocromatica, cioè proprio con un unico ombretto. Ok, allora questo si vede che è più chiaro, per fortuna. Ora vado a prendere un pennello da sfumatura pulito, che tra l'altro anche in pandan con lo specchio, e vado a sfumare meglio tutto quanto. Io quasi quasi vado a provare di nuovo con Treat, a cercare di reintensificare un po' la situa, perché cioè è troppo monocromatico. Mi sembra veramente di aver messo un ombretto e averlo sfumato. Allora, adesso l'ho picchiettato, e vabbè, picchiettato così va meglio. Il problema sorge quando c'è da sfumarlo, perché ovviamente non posso lasciarlo così, no? Se lo vado a sfumare un pochino, diventa come gli altri. Vabbè. Ma che bel look primaverile! Io con tutti i colori il grigio, no, più che altro perché il grigio è quel colore che non mi piace, non lo vado mai a cercare. Nel make-up intendo. Io direi che con gli opachi posso anche fermarmi qua, perché tanto continuo a sfumare, continuano ad essere uguali. Accantono un attimo la Bright Matte e vado con questa super rosa e olografica di Jeffree, appunto per l'argento. Comunque non so se riuscite a percepirlo da lì, però ho fatto molto bene a mettere la cipria perché ha fatto abbastanza fallout. Ovviamente utilizzerò questo. Una cosa che sto facendo ultimamente, che devo dire mi sta piacendo, è applicare prima del color shimmer la base glitter di NYX, o comunque una base glitter, perché lo va a rendere molto più intenso. Vado a prendere un pennellino abbastanza piatto, utilizzo questo, e niente, vado come appunto se dovessi mettere glitter. In realtà andremo a mettere semplicemente un ombretto. Guarda che bello! È veramente un bell'effetto secondo me, cioè è bello utilizzare la colla glitter anche con degli ombretti shimmer perché li va a rendere benissimo, cioè lo sto applicando col pennello, sembra che sia stato applicato con le dita, è fantastico! A me questa formula piace un sacco, usata così ancora di più.
c'è un grigio anche in questa palette. Bene, io me ne accorgo adesso. Che tra l'altro si chiama Vroom Vroom. Fan di Kim Dracula, fatevi sentire. No, non penso che l'abbia chiamata così per la canzone, però ci piace. E vado a sfumare un pochino il metallizzato con il matte, giusto ad avere un po' meno stacco netto. Perfetto, direi di andare a rimuovere il baking. Uso questo pennello che in realtà è lo Snow Diva, quello super famoso di Wycon da illuminante, ma chi se ne frega, noi lo utilizziamo anche per rimuovere la cipria, che tra l'altro la rimuove perfettamente. Ora vado a fare l'altro occhio out of camera e ci rivediamo fra pochissimo. Eccomi tornata, ho completato gli occhi, ho aggiunto ciglia finte e eyeliner. Mi piace già decisamente di più il look. E ora è giunto il momento di passare alle labbra e vado ad applicare la NYX Liquid Suede nella colorazione 01 Stone Fox. Questi rossetti liquidi della NYX un tempo li utilizzavo un sacco, erano la mia formula preferita. Adesso sinceramente non più, preferisco altre formulazioni. Però diciamo che ci sono alcuni colori che non si trovano molto facilmente in altri brand e quindi perché no? Questo appunto è un bel grigione scuro. Eccolo applicato, come vi dicevo è un colore molto particolare, però appunto per questa challenge era perfetto, essendo grigio. Ci sta, dai, ogni tanto ci può stare. Quindi che dite? Secondo voi ho superato la challenge? Fatemelo sapere con un commentino qua sotto. Per il video di oggi direi che è tutto, io spero che vi sia piaciuto. Fatemi anche sapere qua sotto nei commenti qual è il colore che nel make-up utilizzate meno. Io appunto il grigio. Potrei ricredermi, non è che mi faccia poi così tanto schifo adesso che lo vedo tutto completo. Iscrivetevi al canale se non lo siete già. Andatemi a seguire anche su Instagram del make-up e TikTok. Vi lascio tutti quanti i link giù nell'info box e i nomi qua da qualche parte comunque. Io vi mando un grosso bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!